Rimane ovviamente più basso Val di Fiori, palla profonda subito per Dzeko, controllo con il petto, esce Hart con i pugni contro l'ex compagno di squadra e risolve tutto. Non è Dzeko che non è riuscito a tenere il pallone basso. Attenzione a Nainggolan, può calciare da lì la botta! Palla fuori di pochissimo, non ha toccato Hart, si dispera Nainggolan, Roma pericolosa, già seconda occasione in 4 minuti. Sì, grandi defezioni da parte del Torino nella porzione centrale, anche in questo caso Val di Fiori si è perso, è andato proprio a ridosso del portiere della Roma. Boye cerca gli inserimenti su sinistra di Barreca e poi Belotti con coraggio prova la conclusione al volo di sinistra. Bruno Perez a te. Palla profonda per Belotti, il controllo, c'è Iago Falchi che prova la botta, Szczęsny, poi non ci arriva Boye. Non è finita, ancora Toro, Obi col mancino, può mettere in mezzo, Belotti, il gallo, prima azione del Toro, minuto 8 e Belotti la mette dentro, però la Roma qui ha sbagliato in uscita. 8 minuti e già due grandissime occasioni per Belotti, ha provato in maniera impavida con il piede sinistro sbagliando, ora sul secondo palo è riuscito a schiacciare a terra un pallone con molta forza, non è stato perfetto qui Szczęsny. Vediamo Roma. Tutto, il primo tiro di Iago Falchi, non perfetta anche la parata, l'errore però in partenza col pallone regalato all'ex giocatore da Roma e poi Belotti da lì non era neanche facile. Aldo, tu che i colpi di testa te ne intendi. Lui si è staccato lì. Pallone nel mezzo, secondo palo, Perotti carica al destro, colpisce male, diventa un assist, palla che rimane lì, Dzeko da due passi, non riesce a metterla dentro. In un possesso Nainggolan alto rispetto a Strootman e a De Rossi, si abbassano maggiormente Perotti e Salah. Attenzione, ancora una chance, palo clamoroso, non è finita, Szczęsny, il miracolo. De Rossi, ancora l'idea per Florenzi, riesce a trovare sempre uno spazio, Dzeko, Hart risponde così. Questa volta ha fatto bene perché Florenzi di prima intenzione, dosato bene nel mezzo sul primo palo, taglia appunto Dzeko in anticipo su Rossettini, non è un tiro potente, una deviazione potente la sua, è quasi un passaggio verso Hart. Arriva Rossettini. Iago Falchi vince il duello con Bruno Perez, subito l'apertura per Boye dall'altra parte, ottimo il controllo, può puntare Manolas, ancora Boye, l'idea per Belotti, palla sul mancino, Belotti, Szczęsny ci mette la manona, Toro vicino al raddoppio. Rapido, reattivo nell'andare a terra, grandissima parata quella di Szczęsny, ma Florenzi, marcatura incredibile su Boye, è andato dalla, ha pensato che il giocatore andasse da quella parte e ha scelto la parte sbagliata, regalando tutta la porzione centrale al giocatore argentino, un errore clamoroso quello di Florenzi. E Belotti, quando al pallone lì, Bruno Perez, prova a ripartire la Roma sugli esterni. Perotti cerca Dzeko, Hart smanaccia. E di rigore il bosniaco, anche in questo caso. La gara, il Toro. Tutto molto bene, qui altra palla per Belotti, posizione regolare. In ritardo Bruno Perez che però è veloce, recupera terreno. Belotti però va giù, calcio di rigore, calcio di rigore. Vedremo adesso a chi toccherà battere il calcio di rigore. Belotti ne ha sbagliati già due. Palla scoperta, i quattro difensori della Roma rimangono fermi, non si muovono, Iago e lasciano Falchi andare Belotti, qui allarga proprio la gamba destra. Andò a Baselli adesso. Adesso però Iago Falchi sul dischetto, tocca a lui dopo i due errori di Belotti. L'ex Iago Falchi contro Szczęsny, parte lui! Torino 2, Roma 0, la rete di Iago Falchi dal dischetto. Il Toro passa avanti, per la Roma adesso è tutto complicato. E Szczęsny va dalla parte giusta, ma devo dire che Iago Falchi ha calciato con potenza e precisione, non ha tenuto la palla a radente leva, nonostante questo è diventata imprendibile per Szczęsny. Secondo gol per Iago Falchi in questo campionato, gol pesantissimo. Adesso rivediamo tutto, quasi toccata. Per il mezzo cerca Dzeko, di testa Rossettini. Perotti al limite, cerca spazio, prova ad andare fino in fondo, Perotti va giù, calcio di rigore, dalla parte opposta è andato giù Perotti, va a prendersi il pallone, però c'è Totti in campo e allora deve lasciarlo al capitano. Tagliavento qui era ben posizionato, era circa 5-6 metri da De Silvestri, Perotti punta. De Silvestri dice di no. Lo tocca però, lo tocca. Eccolo qui, lo vedete anche voi, era dietro la porta, prende le misure, Totti.
ha sul piede il gol numero 250 dal dischetto, Francesco Totti! Torino 2, Roma 1, sempre lui, il capitano, dal dischetto, non sbaglia, e sono due in questa stagione, sono tre al Toro in poco tempo dopo i due gol segnati lo scorso anno, anche lì uno su rigore, Francesco Totti infallibile, rivediamo Art da una parte, pallone dall'altra. Eh sì, Freddo Luce l'ha cacciato anche con una buona, soprattutto quella del Bosnia con la giornata adatta. E per un altro pallone adesso Dzeko, e per il Torino c'è la ripartenza con Belotti che può calciare, lascia invece la conclusione Iago, il giorno di Conte, una deviazione, gol di Iago Falchi, ancora doppietta per lui, ma ancora centralmente la Roma, palla aperta da Dzeko e Torino va dentro senza problemi, doppietta per Iago Falchi, anche se la deviazione è stata determinante. Esatto, in questo secondo tempo con Nainggolan e Strootman che hanno una chiara propulsione offensiva e non sono mai abbastanza bassi e stretti, e rivediamo l'azione di Belotti che un solo passaggio arriva in porta. Sì, tutto solo, molto largo a sinistra, Bruno Peres, Fazio dalla parte opposta, c'era uno spazio enorme sul quale si è gettato a capofitto Belotti. Iago Falchi è uscito, Boye deve ancora lottare, palla per Martinez, l'aggancio di forza, doveva calciare al volo, poi va a calciare dopo, non trova la porta, non ha avuto il coraggio. Grande idea per Zappacosta dalla parte opposta, si coordina, prova la botta, Szczęsny con la punta delle dita. Non era un tiro calciato con potenza, ma molto insidioso, perché sembrava proprio angolato, proprio dove Szczęsny, eccolo qua, dalla parte opposta si è allungato per intero con tutta la sua enorme figura il portiere polacco ed è riuscito a toccare la palla. Dzeko deve sapere che non può mettere solo la fronte, ma deve avere anche un atteggiamento con il corpo.